sia la città. È un deserto che conosco, tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà. Luca Griotto, Claudio Zitti, Gianfranco Grottoli, Mauro Vero, Nina Casalino, Claudio Miceli, Simone Medagliani. È un grandissimo personaggio che ha tenuto a battesimo numerosissimi artisti. Grazie. Detto Mariano. Grazie, grazie, grazie. Le tue sensazioni? Le mie sensazioni sono che io sto ancora tremando dall'emozione, se posso dire, perché mi avete fatto rivivere una grandissima parte della mia carriera che è vissuta in una trentina, quarantina d'anni, ma l'avete concentrata in un paio d'ore e è come un colpo di adrenalina a mille, no? È stata una cosa bellissima perché alcune cose addirittura inaspettate. C'è stato un intervento di Albano per me del tutto sconosciuto, non era corrente, e di Pinucci Perazzoli, che è un grandissimo musicista, i quali hanno fatto degli apprezzamenti per me veramente commoventi. Caro Detto Mariano, che dirti? Mi raccomando, divertiti, fai sempre quello che sai fare perché lo fai benissimo. Felicità Maria, a presto. Maestro, scusi il disturbo. Maestro, sono Pinuccio, sono il tuo amico Pinuccio. Ciao, come stai? Maestro, io ho imparato tantissimo da te, proprio per questo io poi sono diventato maestro anch'io. Signori, Detto Mariano, un grandissimo della musica italiana. Sì, questo lo dice lui, io guardo, io ci credo a quello che dice lui. È così, È una persona seria, bella cosa. Sei forte che tu però. No, io sei forte, anche tu sei forte. Sei forte. E loro sono due degli artisti che hanno aperto la serata in una jam session incredibile, Mauro Vero alla chitarra e Gianfranco Grottoli servito alla voce per cantare. Amante di Battisti, in adorazione di Battisti, quindi io ringrazio voi della Eccoci Tu, dottore, che sei stato ringraziato, dottore, grazie dottore, perché lui è stato colui che ha avuto l'opportunità, Detto Mariano ha avuto l'opportunità di vivere i momenti che avrei voluto vivere io anche solo in centesima parte con Lucio Battisti, che è il mio idolo, quindi... Invece Mauro suona veramente di tutto, poverino, ogni volta lo chiamiamo. Eh sì, ormai mi sono fatto un repertorio, posso dire, perché con tutti questi autori che sono arrivati qui a Riva Ligure io ho imparato alcune canzoni, altre devo dire che le suonavo quando avevo 15 anni, 16 anni, eccetera. Quindi è stato anche un po' come rivivere una cosa del mio passato, che però mi fa molto piacere anche perché le vivo, ma conosco veramente la persona che ha scritto e che ha arrangiato quelle cose. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, invece di dormire io vado a passeggiare da solo con mio amore. Scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamente. Continuano a costruire le case a Bara e non lasciano l'erba. Parte che io conoscevo tutte le canzoni che ha arrangiato Detto Mariano e così riviverle questa sera attraverso le sue parole, i suoi racconti è stato veramente, che dire, una serata strepitosa. Senti qua. Suonavo, accompagnavo, ma ascoltavo pure, perché naturalmente un maestro, come Detto Mariano, bisogna ascoltarlo attentamente, specialmente per i nuovi arrangiatori e per quelli che devono fare questo lavoro. Un grande come lui, che ha saputo fare tantissime e grandissime canzoni con gli arrangiamenti che ha fatto lui, in un periodo storico dove era difficile realizzare armonicamente, melodicamente tutto quello che ha fatto lui, è veramente da prendere in considerazione. Silenzio, bravo!
colossi come siamo io e Claudio Miceli, abbiamo Agostino Celti che stasera ha fatto un'interpretazione incredibile dell'immensità. Grazie. Bene, uno di tante parole, devo dire, raccontaci qualcosa, come ti sei sentito? No, è stato molto emozionante, anche perché l'immensità è una delle canzoni che mi sono sempre state richieste, ma non ho mai imparato a questo momento. Claudio, invece tu hai aperto la serata. Ho aperto e spero, meno male che non l'ho chiusa, perché l'apertura è stato un successo. Arriva Ligure ancora una volta, ha dato dimostrazione di essere una città accogliente, di essere una città ospitale con una bellissima manifestazione a coronamento di una tre giorni che ha fatto sì di portare a Riva Ligure tre dei più importanti autori del mondo musicale e del panorama musicale italiano. Quindi grande soddisfazione da parte del sindaco che l'ha vista nascere questa manifestazione all'epoca del suo incarico da assessore al turismo. E anche per quest'anno il sipario sul dietro le quinte di una canzone si è chiuso sperando che si riapra il prossimo anno. È stata un trio quest'anno straordinario, è una parola che si usa spesso quando uno vuole trasmettere entusiasmo, ma quella di questa sera è stata una serata che ci ha regalato non soltanto delle emozioni live con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, ma abbiamo avuto proprio delle spiegazioni e ci ha spiegato Mariano Detto i motivi per i quali ha deciso, emozionandosi, di arrangiare un certo tipo di canzoni. Per cui io credo che anche per quest'anno la missione è stata compiuta. Ringrazio tutti, ringrazio Marco Dottore, ringrazio tutto lo staff della Eccoci e speriamo di vederci il prossimo anno. Ciao.